Ciao ragazzi, oggi voglio condividere un semplicissimo progetto. Ho creato una colonnina per il mio trapano da banco utilizzando materiale di scarto. Naturalmente con la stessa tecnica si possono realizzare anche colonne per altri scopi. Ti spiego, avevo bisogno di un supporto stabile e abbastanza pesante per il mio trapano a colonna. Così ho utilizzato dei barattoli grandi per pomodori pelati e del vecchio cemento che volevo evitare di buttare. Ecco come ho fatto. Tutti i trapani a colonna possiedono sulla base due buchi che permettono il fissaggio. Ho misurato la distanza fra questi. Ho utilizzato 5 barattoli vuoti. Ad uno ho praticato due fori alla stessa distanza di quelli della base del trapano. Agli altri ho tolto anche l'altro coperchio, lasciando solo il cilindro. Inoltre ho utilizzato due pezzi di legno per creare due basi, due bare filettate da 10 mm e 4 dadi per bloccare il tutto. Anche sui legni ho praticato i due buchi sempre alla stessa distanza. Ho posizionato il primo barattolo sulla base, ho impastato il cemento ed ho iniziato a riempire la colonna. Visto che il vecchio cemento non era abbastanza, ho utilizzato delle pietre prese dal giardino per riempire ed appesantire la colonna. Man mano che riempivo il barattolo, ci aggiungevo quello successivo, superiore, fissandolo con del nastro adesivo largo. Impilati i 5 barattoli e riempiti, ho appoggiato la base superiore e ho fatto asciugare per un paio di giorni. Una volta asciutto, ho pulito con una spazzola la colonna dai detriti, poi ho verniciato il tutto. Ho applicato sotto alla base 5 pezzetti di legno per permettere di creare lo spazio per i due dadi. In alto ho tagliato le due bare filettate in eccesso. Ecco, finito. È venuta fuori una bella base pesante e resistente, a costo quasi nullo. Opzionalmente è possibile bucare la colonna per appenderci degli oggetti o dei contenitori, utilizzando dei semplici tasselli da muro a gancio. Io per il momento ci ho appeso due contenitori per le punte e gli accessori per il trapano. Con l'augurio che il video possa servire da spunto, ti saluto. Ciao, al prossimo video!